Benvenuti in un nuovo episodio di Top 5, io sono Francesca e oggi vi mostrerò i miei top 5 pennelli, quelli che utilizzo di più, che preferisco e che vi consiglio. Questa non è una classifica, quindi l'ordine è totalmente casuale. Quasi tutti i pennelli fanno parte di un set, consigliandovi un pennello vi consiglio anche l'intero set, però ho scelto proprio i pennelli che utilizzo di più e con cui non riuscirei a truccarmi senza. No, vabbè, ci riesco lo stesso, ma questi fanno veramente la differenza. Come sempre, qua sotto nell'info box vi metto tutti i link di ogni pennello di ogni set. Partirei subito con un pennello che fa parte di un set, che ha fatto Jaclyn Hill con Morphe. È un pennello che io adoro, lo trovo ottimo per sfumare l'ombretto, è della dimensione giusta perché non è né troppo grande né troppo piccolo, non costa pochissimo, però sul sito Morphe è molto spesso in offerta. Lui è perfetto per applicare l'ombretto picchiettandolo, ma anche per sfumarlo, è veramente molto valido. I pennelli che fanno parte di questo set sono super riconoscibili perché hanno questo manico veramente fantastico, molto sirena. Le setole sono bianche con le punte viola, ce l'ho da veramente tantissimi anni, non ha mai perso peli, fantastico per quanto riguarda il blush e la terra, di una buona densità, quindi bello folto, ma neanche troppo, quindi riesce a stendere molto molto bene le polveri. L'ho lavato, rilavato veramente tantissime volte, non ha mai perso il colore, esce sempre pulitissimo e il viola è sempre molto vivo. Se la qualità è rimasta la stessa dei pennelli che ho io, è un set che vi devo assolutamente consigliare, soprattutto per i pennelli per il viso, quelli per occhi non mi fanno impazzire. Pennello che non fa parte invece di nessun set, Essence. Mi piacciono molto i pennelli di Essence, li trovo molto spesso di qualità. Questo per la precisione e per l'eyeliner, lo utilizzo anche per le sopracciglia, mi piace che non è troppo folto, quindi riesce a fare una riga molto molto sottile, ma nello stesso tempo è della grandezza giusta, quindi né troppo piccolo anche qua né troppo grande. Spesso Essence cambia anche il packaging di questo pennello, spesso è anche un po' diverso nella grandezza. Ne ho diversi sempre di Essence per l'eyeliner, di diversi colori, ma più o meno la qualità è sempre la stessa. Ritorniamo a un set, Jessup, assolutamente super consigliato tutto il set. Io ho questo che è tipo oro rosa e il manico nero, è un set molto valido, molto valido. Utilizzo tutti i pennelli del set, o comunque quasi tutti, li lavo molto spesso, costano poco, li ho comprati su Amazon e tengono tantissimo, nel senso non credo abbiano mai perso neanche un pelo. Questo appena mi fa impazzire, lo trovo super valido sia per stendere l'ombretto nella riga inferiore, sfumarlo un po', sia per creare un pochino di ombra nell'angolo esterno, sia per l'angolo interno. Super classicone, setting brush di Real Techniques. Lui mi piace tantissimo, è super adatto per mettere la cipria, per settare il contorno occhi, per settare il correttore, però mi piace tantissimo anche per quanto riguarda l'illuminante. Mi piace stendere l'illuminante con questo pennello perché lo rende naturale. Pennello che io utilizzo tantissimo, credo di averne comprati addirittura due, il secondo poi l'ho perso, non lo so, non lo trovo più, ma mi piace veramente tanto. Questi erano tutti i miei pennelli preferiti, ma sono molto curiosa di sapere i vostri preferiti, se avete dei set preferiti, se avete dei pennelli precisi che utilizzate più spesso. Sono molto curiosa di saperlo, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere mi piace e di seguirci anche sulla pagina Instagram Test & Tell, lì abbiamo tantissimi contenuti. Noi ci vediamo molto presto con un nuovo video, ciao!